Buonasera, benvenuti. Stasera cercheremo di fare un texturing leggermente diverso da quello che abbiamo visto nel sito di Machine Matrix. Con questo sistema ho visto che i risultati sono un pochino più affidabili. Quindi per cominciare da una versione di Blender 2.57 in cui abbiamo il Primestar 2, facciamo Shift A nella finestra 3D, Shift A e cominciamo con inserirci. Per esempio una sfera, supponiamo di voler texturizzare una sfera. Allora, qui la prima cosa che notiamo è che questa sfera qua non è ancora perfetta, quindi dobbiamo cercare di renderla un po' meno limonosa. Ricordate che nel Just 2 Professional questo difetto era stato risolto, ma nel Primestar 2 non è ancora risolto. Però noi possiamo, diciamo, aggiustarla leggermente, velocemente in questo modo. Andiamo in Edit. Dunque, gli diciamo così per poter selezionare anche le facce nascoste, deselezioniamo tutte e proviamo a selezionare tutto un. Ecco, questo qui perché vogliamo restringerlo un attimino. Ok, controlliamo, verifichiamo che ce l'abbia selezionato, torniamo 1 e facciamo S, cerchiamo di restringerlo leggermente in modo tale che sia una sfera un pochino più tranquilla, ok? Allora a questo punto dobbiamo texturizzare questa sfera, quindi ci apriamo qua una finestra che mettiamo sul UV Image Editor, questo, vediamo che abbiamo già la sfera nostra, questa qui che è quella fatta dal Primestar, selezioniamo e poi andando in Object Mode facciamo il bake della Sculpt Map. Ok, perfetto. Dunque andiamo a selezionarmi la nostra sfera e questa è la nostra Sculpted Map. Questo lo sappiamo già fare, quindi sono andato un pochino veloce. Ma adesso quello che vorrei fare è di riuscire a gestire, insomma, oltre alla Sculpted Map, anche la texture che vogliamo metterci sopra. Allora, per gestire le texture facciamo così, cominciamo innanzitutto ad andare qua dove sono i vertici e vediamo che già facendo in questo modo noi abbiamo fondamentalmente due UV texture, quella relativa allo sculpting e quella relativa alla nostra unwrapping, che però non abbiamo ancora fatto. In realtà, pur non avendolo ancora fatto, l'unwrap che lui usa è lo stesso dello Sculpt e quindi è una griglia quadrata. Infatti, se noi andiamo qua, vedete che abbiamo, selezioniamo tutte, vedete che compare questa griglia quadrata che è poi la stessa usata dallo Sculpt. Ma noi ne vogliamo fare un altro tipo di unwrap. Per fare un unwrap specifico, guardiamo la sfera di fronte, così, e quindi usando VTex cerchiamo di fare con U Project From View Bounce, vedete che abbiamo un unwrap fatto in maniera un pochino diversa a forma di sfera. Se invece qui clicchiamo su Sculpt, vedete che abbiamo l'altro unwrap, quello dello Sculpt. Quindi torniamo sulla nostra oggetto. Allora qui se vogliamo fare tipo un pianeta, prendiamo una foto, quindi apriamo un'immagine e prendiamo le ultime immagini, Earth, prendiamo un'immagine della Terra, questa. Ecco, vedete che l'immagine della Terra fatta così non è allineata alla nostra unwrap, quindi dobbiamo cercare di fare in modo tale che l'unwrap copra la nostra Terra. Per capire il perché questo unwrap non va bene, basta andare in modalità texture e vedete che non è proprio il massimo della vita, quindi per riuscire a texturare bene bisogna andiamo sul destra, tasto destro, facciamo A per selezionare tutto e proviamo a restringerlo lungo l'ora X, quindi SX e restringiamo questo in modo tale che orizzontalmente e poi facciamo, ho premuto il tasto sinistro per confermare, poi SY per aggiustarlo verticalmente. Ok, adesso vediamo un po' se abbiamo fatto qualcosa di accettabile, ci giriamo un po' in tondo e dunque vedete che questo, la texturizzazione così sarebbe fatta. E
E questa sarebbe la texturizzazione standard di Blender, cioè quella di fare un unwrap su una sua UV texture. Ma per poterlo portare, avere l'immagine in Second Life, dobbiamo fare qualcosa di più. E questa è, diciamo, la seconda parte di questo video. Dunque, per poter fare la texturizzazione Second Life, occorre andare qua e cercare e generare un materiale. Quindi andiamo su Material e applichiamo un nuovo materiale, okay? Su questo materiale ci serve più che altro come, diciamo, temporaneo, perché su questo materiale ci appoggeremo alla texture. Quindi andiamo sulla texture, creiamo la nuova texture, la texture è di tipo immagine, e l'immagine andiamo a prendere qua dall'immagine già caricata della Terra. Eccola qua. Allora, questa immagine della Terra e dobbiamo ancora mapparla usando l'UV che abbiamo visto prima. Questo purtroppo è da farsi, perché se non lo facciamo non riusciamo poi a generare la sculpted, giusto? Quindi dobbiamo dirgli che questa immagine è appoggiata sulla UV, e la UV è in particolare non quella dello sculpti, ma quella della UV text che abbiamo visto prima, okay? Facendo in questo modo, adesso noi poi andremo a fare il baking di un'immagine nuova 1024, usando però, cioè quindi usando praticamente questa immagine che verrà proiettata, ma però useremo il reticolo dello sculpting in modo tale da produrre, cioè da sovrapporre le due immagini. Quindi questa immagine verrà messa, ricodificata come se fosse uno sculpting, quindi verrà modificata nel modo giusto per Second Life. Per farlo dobbiamo andare allora qua nella finestra di baking, quella dove c'è la macchina fotografica. Qui andiamo sul ultimo punto bake. L'ultimo punto bake, a questo punto gli dobbiamo dire di fare il rendering delle textures. Ok, qui siamo direi quasi a posto, salvo che per fare il rendering giusto dobbiamo accertarci adesso di avere la UV texture su cui andremo a fare il baking, deve essere lo sculpty questo. Vedete, infatti che qui sta renderizzando lo sculpty così come era fatto all'inizio, ma noi usando questo dobbiamo però creare un'immagine nuova. Ce l'ho già, fammi vedere. No, facciamo un'immagine nuova che chiamiamo quindi New Image 1024. Questa immagine nuova la chiamiamo UV Text, perché sarà la texture UV. Possiamo anche togliergli l'alfa, che non ci interessa. Ok, vedete che è diventata molto grossa. Ok, a questo punto abbiamo un'immagine nuova. L'UV map è quella dello sculpti, e abbiamo messo il materiale che è proprio quello del mondo. Quindi, facendo un baking a questo punto, dovremmo ottenere il nostro. Quindi andiamo su render, baking, facciamo baking e vedete che abbiamo fatto subito l'immagine in maniera adeguata. Ricordate che quasi tutte le tecniche alternative che ho verificato fino adesso erano sempre un pochino insufficienti, nel senso che bastava poco per ottenere un'immagine falsa. Ah, vediamo adesso che qui abbiamo delle deficienze, che sono questi triangolini neri. Per buttare via questi triangolini neri, allora Gaia Clari suggeriva di prendere la sfera e di allargare un po' i fori. Ma io personalmente uso una tecnica leggermente diversa, leggermente più lunga forse, ma che mi dà più tranquillità, che è quella di andare qua io vado in painting, questo qua, image painting. Quando sono in painting io posso disegnare su questa cosa, io voglio praticamente disegnare le cose nere sulla base di quello che c'è già attorno, quindi fare un po' quello che si fa con GIMP, cioè senza farlo con GIMP. Per farlo vado qui dove abbiamo il tool. Al posto del draw prendo questo tool che si chiama smear. Smear è un po' il gesso, quella cosa che si usa una pittura, cioè dove col dito credo che si vada praticamente a portare il colore attorno. Perché poi quello che facciamo adesso, quindi noi cosa facciamo? Avendo lo smear io posso praticamente
fare, vedete? Ecco, facendo così, vedete che lui cerca di riportare i colori che sono attorno come se io trattassi. Questa cosa qua può sembrare. Ecco, c'è poi qualcuno che ha più sensibilità artistica di me e riesce a fare meglio, però in pratica riesco ad eliminare le zone nere, cercando però di essere comunque. Cercando di essere comunque aderente a quello che c'è già. Faccio la stessa cosa anche per il basso. Vedete che in realtà sembra lungo, ma si fa ragionevolmente in fretta. Poi vabbè, adesso per il video sto cercando di andare in fretta per non farvi perdere minuti, ma voi magari potete farlo meglio. Ovviamente se volete potete usare la tecnica di Gaia Clari, che però a me sembra più complicata. Questa invece. Ok, allora a questo punto questa immagine è quella che poi userete per il suo Second Life, quindi farete image save al solito e quindi avrete queste due immagini che sono la sfera, che adesso l'abbiamo persa, perché bisognerebbe ribaccarla, quindi l'avete salvata probabilmente prima. Oppure la UV Text, che è questa qui che abbiamo fatto adesso, e le potete fare. Attenzione che per controllare come cosa è venuto fuori potete guardare qua. Dunque, allora proviamo a vederlo, andiamo in Object Mode e vedete che il risultato, almeno da questa preview, è buono. Quindi in questo modo. Sì, vabbè, qui è ancora leggermente piccolo, leggermente ovale, magari voi lo fate un po' meglio. E con questo direi che abbiamo visto tutto. Vi ringrazio, saluti, ciao.